Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e oggi siamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione global. Siamo su questa batch semplicemente per effettuare la free multi perché non ho intenzione di spenderci nemmeno un ticket su questo banner poiché sia Van che Lilyseth ce le ho complete e Kayn non mi interessa completamente. Quindi direi di iniziare subito, certo se trovo la sua ex, magari un pensierino nel prendere le sue armi con i Red Token, ce lo faccio, ma dubito di spenderci ticket o quant'altro, anche perché a breve esce Sephiroth e per Sephiroth avevo intenzione di utilizzare ticket. Allora, orb dorata, quindi possiamo sperare che ci sia più di una sola oro alla fine, dai. Dovrebbero essere già due al 100%, quindi vediamo un attimino cosa esce. Certo, se mi escono sia le armi di Van che di Lilyseth, sono semplicemente Power Stone. Se mi esce la ex di Kayn, schifo non mi fa, però non mi interessa, quindi non sono alla ricerca di questo. Va bene, ragazzi, 3 Power Stone, ci sta, mi va benissimo così. 3 Power Stone mi vanno veramente bene. E allora, ragazzi, a questo punto io volevo farvi vedere Rinoa e andarci a fare la COP, quindi andiamo su questo intanto, l'evento estivo, quello che hanno messo adesso, questo qua nuovo che è appena uscito. Beach Bash, quindi ci andremo a fare una partita qua, già io ho completato, però mi sono fatto semplicemente gli obiettivi praticamente, nulla di particolare, è un evento abbastanza semplice da superare, non è nulla di che. Dunque, vi faccio vedere un attimino Rinoa. Come potete vedere già quello è il suo attacco, questa qua è tutto quello che ho inserito, quello che vi interessa sicuramente maggiormente sono gli artefatti che sono questi qua praticamente, ma vorrei cambiare l'int brave 100 con o l'attacco 108 o il 330 sempre con questa passiva, però ho, non so quanti artefatti, quanti ne ho ottenuti, non lo so nemmeno io quante volte ho provato, ma non mi è uscito nulla, assolutamente nulla. Queste sono i migliori che ho trovato, mi ci trovo abbastanza bene, però volevo cambiare l'int brave con il 330 o l'attacco 108, cioè me ne è uscito solamente uno a fortuna ed è pure costoso perché comunque come potete vedere sono 10, 12 e 15 come costo in CP. Ho la sua armatura, quella là che costa 20 armor token. Rinoa è maxata, non so se avete visto l'attacco, ve lo faccio rivedere. Praticamente adesso qua che giustamente è potenziata a 3272 d'attacco, 3006 di difesa e vabbè, dai, vediamola all'opera, ragazzi. Voi sicuramente già l'avete vista anche nello stage che ho portato solo con Rinoa. Ho fatto, chiamiamola sfida, quella sfida nel suo evento dove andava solamente Rinoa a distruggere il mondo, perché Rinoa qua attualmente è veramente una bomba. Iniziamo a farci questa COP, vediamo un attimino se troviamo velocemente un buon gruppo. E così, tanto per passare un attimino il tempo, questo ve lo porto come video extra oggi perché già comunque è uscito Stardew Valley, se non ve lo siete visto andatevelo a guardare, anche se l'episodio di oggi è uscito con l'audio un pochettino pazzo, diciamo così, perché si sente più l'audio del gioco che la mia voce, quindi lasciamo stare, dai. Se non ve lo siete visto, andatelo a vedere. Tanto per seguirvi la serie. Inoltre, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video. Anche se qua praticamente Rinoa ha già fatto il suo nel suo evento, tutti quanti utilizzano Rinoa perché è comunque veramente forte come personaggio. Evento questo veramente semplice, in modo estremo, è semplicissimo da superare. C'è questo uccellaccio qua e poi ci stanno le due tartarughe nella seconda ondata. Io pensavo che ci fosse anche un livello di difficoltà più alto, invece no, solamente questa qua, quindi semplicissimo. Veramente semplice, non si arriva forse nemmeno a utilizzare il Chocobo perché
Si uccidono veramente veloci, quindi è una passeggiata. Come vedete, Rinoa fa tantissimi danni, in modo estremo proprio. Ora mi dovrei mettere nuovamente a farmare un pochettino di artefatti di Rinoa, intendo, però li farò qua. In questo evento, quindi poi mi andrò a mettere il libro per 3 e cercherò di ottenere qualcosina. Dovrei anche effettivamente cercare di ottenere gli oggetti per poter livellare Sylph e Chocobo nel WoI, però è un pochettino complicato perché sono riuscito a fare praticamente una ventina di oggetti per Sylph, l'ho portato dal 16 al 17 e ne servono troppi, ne danno veramente pochi, quindi non so nemmeno se mi ci metto onestamente. Ok, dai, abbiamo visto Rinoa, abbiamo visto un pochettino l'evento e direi che posso anche chiudere qua il video. Alla fine questo qua l'ho voluto fare come video veloce, tanto per portarvi un video extra. Di Opera Omnia cerco di portarvi tutti gli eventi che ci sono, quindi ci sta, ci sta. Ragazzi, fatemi sapere la vostra se voi pullate su quel banner dove c'è Van o Lilyseth e Kane, se volete, se cercate di prendere qualcuno di loro. Io spero che abbiate fortuna nel caso. Come detto, io ho sia Van che Lilyseth completi e Kane non mi interessa assolutamente, non mi piace proprio come personaggio, quindi skip totale. A breve esce Sephiroth che andrò a prendere, però penso di utilizzare, come detto, solamente i ticket, non andrò a utilizzare le gemme, o al massimo farò così una multi, vediamo come va, ma penso di andare solamente di ticket. Ragazzi, detto questo, vi saluto e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!